Good evening guys, good evening e buon Sir. sabato da vivere Nuovamente con una mente. nuova. Ho il piacere di essere qui, come vedete dall'insegna, dal mio amico che dal niente veramente ha fondato un'attività di tutto rispetto, per il quale sono realmente fiducioso nel suo operato, che è appunto l'ottica di Giuseppe Strozzi, Sono io, giusto? piacere. Ok, perfetto, è un ottico eccezionale e come vedete i nuovi occhiali in titanio leggerissimi che mi ha fatto lui. E proprio in merito alla qualità, io sono fiducioso che comunque in qualche modo spendere di più serva poi come investimento nella vita, ma non soltanto da un punto di vista materiale, che può essere l'occhiale, anche da un punto di vista di rapporti personali, vero Giuseppe? Sono d'accordo. Per te che cosa rappresenta la qualità nell'attività di ottico? Io penso che nell'attività di ottico la qualità sia veramente fondamentale. Perché secondo te è fondamentale? Perché sia per esperienza propria, penso che soprattutto in questo settore chi più meno spende, più spende. Proprio per il motivo del fatto che essendo poi un prodotto, una protesi, chiamatela un accessorio anche oggi come oggi, rischiare di pentirsi dopo qualche tempo di magari aver risparmiato qualcosina sulla qualità. Certo, questo è molto importante. Tu infatti collabori con una società di tedesca, giusto? Fornitrice si Si chiama? chiama Rodenstock. Ok, e ha prodotto anche parte del mio accessorio, cioè del mio occhiale. Ora passiamo un attimo, Gigio, visto che sei un esperto ormai di ottica, passiamo invece nel valore dei rapporti, perché la qualità oggi dei rapporti è eccezionale, vero? È molto importante. Non so, io parlo sempre per quanto riguarda il discorso legato un po' al mio lavoro, e non fondamentale, di più. Creare una Esatto. sorta di fiducia col cliente e il cliente col professionista in questo caso. Ma anche con gli amici, giusto? Quindi è Assolutamente, molto importante magari assolutamente. spendere in quel caso del tempo, non del denaro, in più con le persone. Per Assolutamente. esempio, tu sei una persona eccezionale perché ho notato anche dal primo approccio che hai proprio voglia di fermarti con la persona e di parlare con lui. Quindi ti Vero. fermi. Forse a volte fin troppo, però Però va bene così, sono fa parte del quei, carattere. esatto, sono quei rapporti di quartiere, capisci? Quei rapporti anche di strada, lasciatemi dire, o di paese, dove comunque tu hai l'opportunità di fermarti e non essere, diciamo, una merce di scambio o di compravendita. Io ti do qualcosa, tu mi dai qualcosa. Perfetto, io sono d'accordissimo Il con non te. trattare la persona come fosse una catena di montaggio, questo per me è fondamentale. Guardate, comunque veramente non perché è mio amico, non perché abita a Milano Bovisa, ma perché è veramente anche molto capace. Io do fiducia e quindi non sto facendo pubblicità, sto soltanto dando l'opportunità a una persona che è nata dal nulla e che non si accontenta di un contratto a tempo indeterminato, non si accontenta di tutto ciò che è stato fatto, di aiutarlo. In base a questo vi ringrazio e ci vediamo prossimamente nei nostri teleschermi social, giusto Gigio? Giusto. Ciao, a Ciao ciao. presto.